Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Più che altro, benvenuti e bentornati in un nuovo MacBang. Oh mio Dio, sono contentissima di essere tornata finalmente con un nuovo MacBang. Insieme a Zoe. Questa è la mia vera pausa pranzo, dato che ho lavorato fino ad adesso e in questo momento sono con Zoe qua sotto che sto allattando. E in realtà io faccio veramente così, nel senso la mattina lavoro, appunto faccio le mie cose e poi quando è ora di mangiare, la maggior parte delle volte ho Zoe in braccio, appunto, e mangio con lei. Di solito mangio con Ale perché a pranzo ci siamo io e lui, Lara invece sta a scuola. Grazie, amore. Lui ha già mangiato, io invece ho dovuto aspettare perché ho fatto un sacco di cose. Comunque, iniziamo subito perché ho una fame pazzesca. Oggi mi sono presa un poke con riso rosa, non so se lo vedete, c'è del riso rosa, pomodori secchi, cetriolo, salmone e avocado e sesamo. Anche se in realtà si sono sbagliati perché io il sesamo non lo volevo assolutamente, però vabbè. Buonissimi. Spero più che altro che il cocomero sia buono stavolta, perché l'ultima volta che l'ho preso da questo posto, no, sì, era buono, è buono. L'ultima volta, vi giuro, era di un amaro, una roba allucinante. Guardate che figo il riso rosa. Buonissimo. Non vi dico che meraviglia. Ci voleva proprio. Onestamente mi ci voleva proprio, raga. Buonissimo. Allora, io vi volevo parlare di un po' di cose in realtà, perché è da veramente tanto che non faccio un mukbang. Vediamo un po' se è buono l'avocado. È veramente da tanto che non faccio un mukbang. E da sola dove vi parlo, stiamo insieme. Sono un po' croccata in questo momento, onestamente. Apro e chiudo parentesi, la forchetta ce l'ha data del negozio, altrimenti non la userei, però ormai ce l'hanno usata. Ormai ce l'hanno data. Quindi la uso. Amore. Allora, vi giuro, purtroppo YouTube mi censurerebbe il video, cioè mi toglierebbe il video, ma mi farei vedere mentre allatto lei mi sorride. Cioè, non è che vi farei vedere le mie cosine, le mie susserie, però vi farei vedere lei che sorride mentre sta attaccata. Mi guarda e mi fa. Ogni tanto, infatti, tipo stanotte mi ha fatto morire dalle risate. Vi giuro, stanotte ho rischiato di ridere talmente tanto forte da svegliare Lara. Perché a un certo punto io stavo allattando bellamente. Oddio, mi cade? Mi cadi? Ah. No, non mi cade. Stavo allattando tranquillamente e dato che erano le 3 di notte, per non rischiare di addormentarmi mentre allattavo perché può essere pericoloso, perché magari ti scappa la bambina con un colpo di sonno, non si può mai sapere. Fatto sta, per non addormentarmi stavo su Instagram. A un certo ero molto presa da Instagram, ero veramente molto molto presa da quello che stavo facendo. E a un certo punto mi giro, la guardo e lei stava così. Immaginatevi senza denti così che mi guardava e sorrideva. Perché infatti non sentivo più che mi tirava. Infatti no, perché stava così. E mi guardava. Come a dire ciao? Sono svegliissima, non ho intenzione di dormire. È vero? Eh sì, eh sì. Mo' che finisco da allattare ve la faccio vedere. Oggi è ancora più bella del solito. Sono molto distante. Non si vede perché la prospettiva fa dei belli scherzi. Ma sono molto distante dal piatto. Perché appunto sto allattando. Quindi ogni tanto, cioè, quando metto in bocca faccio l'equilibrista, però vabbè. Comunque, l'ultima volta invece che avevo preso questo poke, purtroppo c'erano delle cose che non andavano. Invece stavolta è proprio buono. L'unico problema è che, come dicevo, non so perché, mi hanno messo il sesamo. Io non gliel'ho proprio chiesto. Anche perché il sesamo è nelle opzioni che tu metti, se lo vuoi, lo paghi. Ma non tanto perché io abbia pagato il sesamo, perché a me il sesamo non mi piace. Cioè, quello è il problema. Sono tipo 60 centesimi di sesamo, che se ne frega. Ma il problema è che non mi piace. L'unica parte dove riesco a mangiare il sesamo perché non lo sento è sul panino del McDonald's. Quindi. Però è buonissimo. Dato che so che me lo chiederete.
Il riso rosa ha lo stesso identico sapore del riso normale, è uguale, proprio la stessa cosa. Raga, sono proprio accroccata, non ho un bicchiere, non mi va di chiederglielo a Dale perché sennò si deve alzare, non mi posso alzare io perché ho la bambina, quindi... Yeah, il mukbang più accroccato del secolo. Oltretutto mi sono messa qua dentro e lo sto mangiando di là in salone, così insomma mi sono proprio accroccata. Perché qui era l'unica postazione dove potevo mangiare senza disturbare Zoe. Di là mi sarei dovuta organizzare con luci eccetera eccetera, invece qua ho già le luci della postazione dove mi trucco, quindi per un fattore di comodità mi sono messa qui. Ma a questo posto sta parecchio in bilico. Oltretutto, cari signori del posto da dove prendo queste cose, io avevo preso il coso a lamelle, come si chiamano? I fiocchi di mandorla a lamelle. Che poke, sbagliato. La moda del poke c'era tipo un sacco di tempo fa. Io la schifavo, adesso non posso farne a meno. Sono eccezionali i poke. Mi è caduto mezzo chicco di riso su Zoe. Sulla pancina di Zoe, povera amore di mamma. In questi giorni sto facendo tante cose per voi. Ci sono tanti progetti in corso e sono onestamente molto contenta di come stia andando. Penso che oggi riuscirò addirittura a registrarmi una puntata della Posta dei Tesori e non vedo letteralmente l'ora perché mi manca quella serie. Perché non credete, è la serie preferita di molti di voi, ma anche la mia. Perché adoro fare i vlog, adoro fare i get ready, adoro fare i mukbang e tutto il resto. Però quella serie è una serie così intima, così nostra. Non so, mi mette ancora più in contatto con voi. Non so, mi piace tanto, quindi io lo so che appunto è una delle serie preferite appunto di molte di voi. Oh, prima che la riattacco, ciao! Ho fatto routine. Diciamo che in linea generale è così. I mukbang sono tipo preferiti da tutti, cioè non c'è fascia d'età che mi guardano tutti nei mukbang. I vlog idem, cioè dalla tesorina di 6 anni fino alla tesorona di anche 50-60 anni addirittura. E invece la pasta dei tesori anche la guardano tutti, quelli più piccoli un po' meno. Ho notato, tipo, diciamo che la fascia d'età dai 6 ai 10 anni non guarda quel video, appunto, non guarda la posta dei tesori, perché lo sanno comunque che tratto degli argomenti che magari è meglio che li spiegano prima in famiglia, e quindi quei video non li vedono di solito loro, però ho notato che invece di chi li guarda, quindi tutte le tesorine più grandi, appunto, è praticamente una delle serie preferite. E onestamente anche a me piace veramente tanto. Ma va bene? Mi giuro. Mi manca veramente tantissimo, però sapete qual è il fatto? Che per registrare quella serie devo essere concentrata. Perché non vi posso dire le cose a cavolo. Cioè, se tu tesorino o tesorina mi viene a raccontare un tuo problema, come minimo, se ti devo dare un consiglio, devo essere super concentrata. Quindi non ho avuto proprio il tempo in questo, cioè in tutto questo periodo di farlo, adesso invece sì, quindi sono molto molto contenta di ciò. Comunque, a parte questo, sono contenta perché a parte questo, appunto, sto facendo un sacco di cose e oggi per me, che per voi sarò la Chiara del passato sicuro, perché mi sto portando un po' avanti con i video, praticamente stanotte per me c'è nel merch la collezione speciale che è durata, che dura per voi, durata soltanto 24 ore. Quindi ci saranno questi pezzi di merch speciali con una grafica super speciale, sempre fatta da una vera artista, e che oltretutto è la sorella di Ale. E praticamente si potrà acquistare, cioè avete potuto acquistare
solo per 24 ore questi prodotti del marcio, quindi e poi dopo queste 24 ore spariscono e non si possono più acquistare. Più che altro è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi sono davvero molto emozionata. E non vedo letteralmente l'ora. Invece sono super contenta di come sia andata l'uscita del nuovo merch. Sono contentissima di come sia andata perché avete comprato di tutto e vi è piaciuto tantissimo, quindi sono veramente contenta. E la potete trovare ancora qua sotto. E per tutte le tesorine che mi hanno detto no, Chiara, ma non c'è più questa, quest'altra, vi avverto che sarà sempre così, nel senso che le robe vecchie poi le tolgo, vado sempre avanti perché sennò lo store diventa pienissimo di roba e non si capisce più niente, quindi no, rivedo un pacco, quindi ogni volta che c'è una cosa nuova tolgo qualcosa di vecchio, quindi mi raccomando, se vi piace qualcosa prendetela subito perché poi non rimane. Cos'è arrivato? Mo? Sono tutti i rumori. Mo? Che è arrivato? Un bebè. La scopa elettrica. È abnorme. Come fa ad essere abnorme? Ma non è possibile che sia. No, non si vede, ti prego, vieni più qua. Non si Vedi? vede? No. Ti prego, vieni più qua. No, c'è un pacco abnorme, io non capisco come Ma cavolo. non quello! No, serio, aprilo dietro di me, voglio. Siamo tutti curiosi. Ma seriamente, perché abbiamo ordinato? Credo sia la scopa. Così grande? Ma secondo me hanno fatto una scatola un po' più grande, va. Vedi un po'. Sì, è la scopa. Abbiamo ricomprato la scopa elettrica. Dato che per colpa del ragno l'ho spaccata, abbiamo comprato una nuova. Che poi in realtà meno male, perché la scopa elettrica che ci avevano mandato comunque non funzionava bene. Quindi sono molto contenta di questo. Un pazzo pazzo pazzo. No, non mi dire che è arrivato il Ken di Lara. Come Sì. ha fatto? Vediamo. Bene. Allora, questo Ken in realtà Ale l'aveva comprato, sapete perché? Perché doveva provare a vedere se la carta funzionava. Sì. Allora, invece di comprare una cosa a caso, ho comprato una cosa che a Lara piace, ovvero un La cosa Ken. divertente? La carta non funzionava. Ho Ah cambiato il metodo di pagamento, ho usato la mia altra carta. no. No, quindi l'hai comprata così a cavolo. Vabbè, ok. Sì. Vabbè, Lara sarà contenta. Anche perché, raga, mamma mia, quest'anno a Natale e alla Befana Ne ci vedete delle sfoghiamo. perle? No, ci sfoghiamo proprio, raga. Non vedo l'ora. Anche perché probabilmente sarà quel che sarà. Fammi se capisse. Dato il periodo, dato il virusino carino, dato il bel virus che sta girando, probabilmente non potremo stare insieme alla famiglia, vedremo. Però ve lo giuro, ogni singolo minuto in questa casa sarà festeggiato come non mai. Cioè, quest'anno, questo Natale in questa casa sarà esagerato. Anche se dovremo stare da soli, che purtroppo forse non si potranno incontrare i parenti. Quest'anno veramente sarà esagerato perché è il primo compleanno. Sì, buonanotte. È il primo anno con Zoe anche. Quindi, il primo Natale con Zoe, con tutte e due le bambine. Quindi, essendo il primo Natale con Zoe, Reginald, vogliamo festeggiare questo Natale non bene di più. Quindi, sì. C'è Reginald, c'è la Zoe, c'è Sand, tutti i nuovi. Nuovi. Ah no, anche Agua. Anche Agua non c'era l'anno scorso, quindi siamo tanti di più. È vero, signora? Siamo un sacco di più. Siamo tanti di più ed è giusto festeggiare tutti insieme. In modo felice. Scusi, mi fa mangiare. Ti piaceranno queste cose da grande, sono sicura. A tua sorella non piacciono. Che più sonno che altro.
Adesso non è che gliene freghi molto. Non ce ne frega niente di niente, c'hai ragione. Sì, però gli dovevo portare i pomodori secchi di mia nonna, sa fa meglio. I pomodori secchi di Riccesi di nonna Gigella sono imbattibili. Mi devo pure dare una mossa perché devo tornare al lavoro. Quindi, perché uno pensa che stare a casa e lavorare da casa non ti dà orario alto? O meglio, sì, nel senso che non ti dà orario di finita. Nel senso che non stacco mai praticamente, quello sì. Poi, soprattutto quando si fa un lavoro come il mio, nel quale non ho capi, ho solo collaboratori, al massimo sono il capo di me stessa e di persone che lavorano per me. Quindi, a maggior ragione, non ho orari, quindi proprio. Però poi ve ne parlerò di una parte del mio lavoro. È un'arma a doppio taglio questa, perché io, per esempio, sono io che stipendio, non vengo stipendiata. Ho combattuto tanto per arrivarci. Tanto, tanto, tanto. E tra poco si complicheranno ancora di più le cose se il mio progetto va bene, quindi auguratemi buona fortuna. Sapete qual è il fatto? Che serve tanto impegno, tanta pazienza, poco sonno, un po' di palle e non vedo veramente l'ora di rendervi partecipi di tutto ciò perché una buona parte voglio raccontarvela. E tesori miei, io vi saluto, torno a lavorare. Noi ci vediamo come sempre domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale. Vi ringrazio per aver pranzato o cenato con me. E noi come sempre appunto ci vediamo domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale con un video decisamente più pazzo. Ma mi piace questo mood che ogni tanto prendono i miei mukbang, ovvero una chiacchierata tra amici. Super chill. Rilassa me e so che rilassa voi che mi guardate e ci facciamo compagnia mentre mangiamo. Secondo me è una cosa veramente carinissima. Ogni tanto mi piace fare dei mukbang più pazzi, soprattutto se c'è Lara. Giochiamo, scherziamo, ridiamo e tutto il resto, ma mi piace avere quell'attimo di chiacchiere con voi libere, dove prendo parto e chiacchiero con voi come se fosse appunto una mia amica o un mio amico davanti a me che mangiamo insieme. E niente, spero che vi faccia piacere perché insomma è sempre bello condividere questi momenti con voi. Vi voglio un mondo di bene. Love you.